Ancora sul campionato 91-92, ben ritrovate care amiche, ben ritrovati cari amici, con Seriamente continuiamo il nostro viaggio nel campionato 1991-92 con le giornate dalla numero 7 alla numero 12, ovviamente a memoria. Partiamo subito con la settima giornata che si apre con Cagliari-Inter 1-1, Cremonese-Verona 3-0 con il Verona in 9 per le espulsioni di Pin e Renica, Fiorentina-Bari 2-0, Foggia-Ascoli 1-0, Lazio-Genoa 1-1, Milan-Parma 2-0 con un rigore sbagliato dal Milan con Van Basten, Napoli-Juventus 0-1, Sampdoria-Atalanta 0-2 con un rigore sbagliato dalla Sampdoria con Mancini e Torino-Roma 1-1. L'ottava giornata si apre con Ascoli-Fiorentina 0-0, Atalanta-Cagliari 0-1, Bari-Milan 0-1, Genoa-Sampdoria 0-0, Juventus-Cremonese 2-0, Inter-Napoli 0-0, Parma-Torino 0-0, Roma-Foggia 1-1, Verona-Lazio 0-2. Questa giornata, l'ottava, ha il record storico nei campionati a 18 squadre di minor numero di gol segnati in una giornata, soltanto 8. La nona giornata, Ascoli-Cremonese 1-0, Fiorentina-Cagliari 1-0, Foggia-Bari 4-1 con l'espulsione del Barese e Losetto, Milan-Roma 4-1 con l'espulsione del milanista Van Basten, Napoli-Sampdoria 2-1, Parma-Verona 1-1, Torino-Inter 0-0 con l'espulsione di Schifo, Lazio-Juventus 1-1. La decima giornata si apre con Atalanta-Fiorentina, dimenticavo, nella nona giornata Genoa-Atalanta 0-2. Decima giornata Atalanta-Fiorentina 1-0, Bari-Lazio 1-2, Cagliari-Parma 0-0 con l'espulsione del portiere del Parma Taffarel, Inter-Ascoli 2-1, Juventus-Torino 1-0 con l'espulsione dei torinisti Policano e Bruno, Sampdoria-Milan 0-2, Roma-Napoli 1-1, Verona-Genoa 2-1 e Cremonese-Foggia 0-2. L'undicesima giornata si apre con Ascoli-Juventus 0-2, Fiorentina-Lazio 1-1, Foggia-Atalanta 2-3 con le espulsioni di Signori e Minaudo, Genoa-Cagliari 2-2, Napoli-Bari 1-0, Milan-Cremonese 3-1 con l'espulsione del Cremonese Bonomi. Abbiamo poi Roma-Sampdoria 2-0, Torino-Verona 0-0 e infine Parma-Inter 1-1. La dodicesima giornata, Atalanta-Parma 0-1, Bari-Genoa 1-2, Cagliari-Ascoli 2-0, Cremonese-Fiorentina 1-3, Inter-Milan 1-1, Juventus-Roma 2-1, abbiamo Lazio-Napoli 3-3, Sampdoria-Torino 0-0 e Verona-Foggia 1-0. Queste erano le giornate dalla 7 alla 12 del campionato 91-92. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a un prossimo video con Seriamente, la Serie A a memoria, dall'87-88 al campionato 2016-2017. Ciao!